Noi chiamiamo qui a carta bianca la vice ministra dell'economia dei 5 Stelle, Laura Castelli. Buonasera. Si accomodi pure. Ed eccoci collegati a Milano con Alan Friedman. Buonasera Alan. Buonasera Bianca. Allora, l'abbiamo messo l'anno scorso col vice ministro dell'economia leghista Garavaglia, stasera invece con la vice ministra dell'economia dei 5 Stelle, Laura Castelli. Intanto io le devo subito chiedere, non c'è nessun ripensamento, nessuna possibilità di rivedere quel rapporto deficit-PIL al 2,4% per il prossimo anno? No, perché siamo convinti che questa sia la ricetta giusta. Dentro c'è tutto quello che i governi precedenti non hanno fatto e che, insomma, noi crediamo possa essere il rilancio di un paese che per troppi anni ha visto uno stallo, i numeri lo dimostrano. E tra l'altro una cura che dentro ha tutto, anche la riduzione del debito pubblico, così come ci chiede nelle raccomandazioni l'Europa, ha gli investimenti che stanno nelle raccomandazioni di Bruxelles. Chi legge il documento di economia e finanza troverà tutti i ritorni delle raccomandazioni di Bruxelles. Questo perché, a differenza di quello che è successo negli anni precedenti, noi siamo convinti che si debba cambiare passo, tant'è che quelle cure sono state fallimentari, le privatizzazioni non hanno ridotto il debito pubblico, eccetera. Però eccetera. Se tutte queste raccomandazioni ve le fa Bruxelles, come mai l'Europa attacca un minuto sì, un giorno sì e l'altro pure la nostra manovra, dicendo che, come dire, non siete stati ai patti, che i rischi sono altissimi, che l'Italia, come dire, potrebbe non essere più in grado di fronteggiare il suo debito, che non deve in nessun modo toccare le pensioni, tant'è che c'è la concreta possibilità che poi, quando verrà presentata intorno al 15 settembre, questa manovra economica sarà respinta. Che succederà se davvero sarà respinta? Allora, intanto le interlocuzioni ufficiali con Bruxelles non sono partite a seguito della pubblicazione del DEF. Come sapete, c'è un documento di budget che va presentato e poi da lì si apre un confronto. Questa fase ancora non è cominciata. Quello che succederà nei prossimi mesi è che racconteremo, così come oggi il ministro Giovanni Tria alla Camera ha fatto, tant'è che raccontare e spiegare la ratio di questa manovra, che chiaramente è grande, perché vorrei ricordare che l'anno scorso si è fatta una manovra di 300 milioni, quindi si poteva pure non fare, era la prosecuzione della legislazione vigente, non era una manovra, era un niente di fatto. Quest'anno invece c'è un governo nuovo. Io credo che dia un po' fastidio il fatto che per la prima volta dopo tanti anni arriva una forza politica che fa un governo che dopo 4 mesi riesce a fare ciò che ha scritto in un contratto di governo. I cittadini addirittura non si ricordano mai i programmi che fanno le forze politiche. Però riesce a farlo facendo più debito. Così era facile, uno può dire, lo potevano fare pure gli altri. Fa deficit e riorganizzazione della spesa, così come hanno fatto precedentemente altri governi. Non mi faccia ricordare i deficit dei governi Renzi, che insomma erano sulla stessa misura, però non sono tornati né gli investimenti né in termini di PIL e in termini soprattutto di riduzione del debito pubblico, questo va detto. Allora Alan, secondo te il governo deve preoccuparsi più dell'Europa oppure dei mercati? O di nessuno dei due, perché potrebbe anche non preoccuparsi di nessuno dei due. Se la domanda è Europa e mercati, è sicuro che il problema per l'economia italiana è più se i mercati non sono convinti della scelta della politica economica in Italia e lo spread schizza su, questo costa ai contribuenti italiani diversi miliardi di interesse che vanno pagati e distrugge qualunque efficacia della manovra. Quindi il problema è i mercati. Io vorrei chiedere al Vice Ministro Castelli se posso una cosa. Voi avete stimato una crescita del 1,5% nel 2019, il Ministro Tria l'ha ribadito oggi in Parlamento. Quando il ministro Tria ha parlato, subito lo spread è schizzato su a 315, perché evidentemente investitori internazionali hanno venduto titoli italiani perché non hanno trovato credibile le stime. Il motivo per cui siamo in questo momento anche di nuovo su una montagna russa di volatilità nei mercati è perché domani mattina, quando ci svegliamo, dobbiamo capire cosa significa l'attacco di Di Maio alla credibilità e indipendenza della Banca d'Italia stasera, perché abbiamo visto un Banca d'Italia che ha detto: a nostro parere le stime sono troppo ottimistiche. Come il Fondo Monetario oggi ha detto: secondo noi
le stime della crescita del governo sono troppo ottimistiche, come per esempio l'ufficio del bilancio, del parlamentare del bilancio, stasera ha annunciato che non può validare, cioè non può credere credibile le stime del governo. Allora abbiamo un problema, Savona oggi ha parlato addirittura del 2% di crescita, Tria dice 1,5%, ma tutte le istituzioni del mondo non dicono che non è credibile. Questo per me è un problema, perché vuol dire i pilastri, le stime, le premesse della vostra manovra sono a rischio. La tutti fidi più di tutte le istituzioni del mondo piuttosto che di Savona e ma compresa la Banca d'Italia. Compresa la Banca d'Italia. Ecco, ma infatti quello che c'è da capire, come farebbe questa manovra, dove peraltro è già stato detto che il rapporto deficit-PIL sarebbe solo il primo anno, il 2,4, perché poi dovrebbe scendere, ritornare ai parametri, diciamo, quelli che erano stati concordati precedentemente con l'Unione Europea, però bisogna anche capire come scenderebbe. Però come fa una manovra come questa, che tutto sommato è basata soprattutto sul reddito di cittadinanza, sulla pace fiscale di cui poi parleremo e sulla riforma della Fornero, a generare crescita, visto che voi dovreste spendere tanti soldi, e come vi rientrano questi soldi? Allora, intanto mi faccia dire che si è citato uno studio del Fondo Monetario Internazionale che mi dispiace che proprio lei dica che riguarda il nostro governo, perché quel documento del Fondo Monetario Internazionale riguarda i dati di aprile che non riguardano il nostro governo. Quel documento è dice... è una stima di oggi, no, di un punto percentuale la stima di crescita dell'anno prossimo. Esce oggi, ma riguarda i dati di aprile, riguarda i dati che dicono... Ma le cose stanno peggiorando, signora. Ministro, stanno peggiorando, non stanno migliorando. Tria stesso posso ha detto finire? Il rischio al ribasso. Allora, facciamo finire la ministra e prego, poi... Scusami, con molta educazione. Quel documento parla dei dati di aprile e dice che se quello che succede in questo paese è il continuare la politica economica del governo precedente, perché ad aprile... Quindi il Fondo Monetario non conta. Faccia finire, una frase, mi faccia finire. Le stime che oggi legge del Fondo Monetario Internazionale riguardano i dati di aprile, non quello del governo Conte, ok? E dice quel rapporto che questa politica economica, se continua con i dati di aprile, quindi quelli dei governi precedenti, è fallimentare. Quello che c'è in questa manovra è molto importante, dice giustamente, ma come si va a creare questo PIL? Si fa in molti modi. Soprattutto modi differenti da quelli che sono stati usati finora. Ce ne dica uno. Vabbè, intanto lo sblocco degli investimenti. Quello che è importante è in politica economica, mi scusi, ma io però devo finire. In politica economica quello che è importante non sono quanti soldi si mettono in bilancio, ma quanti soldi si realizzano. Ecco, il problema dei governi precedenti è stato che mettevano soldi, pochi, di investimenti, ma non li e poi non li realizzavano. Però le posso fare subito la domanda? Certo. Lei dice sblocco gli investimenti. Siccome sappiamo che ce ne sono due in ballo importanti, uno è la TAV e l'altro è la TAP. Con quelli che succede? Li sbloccate oppure... Sul documento di economia e finanza li blocchiamo. Su questo c'è scritto sul documento di economia e finanza che si prosegue con la linea che il governo ha dato sul contratto di governo, che è la costi benefici. Ma quindi, io le vorrei ricordare che nel documento... No, però aspetti, perché sennò non si capisce a casa. Quindi bloccati o non bloccati? Analisi costi benefici. Significa... E quanto ci vorrà per questa analisi costi benefici? Poco tempo. Quello che c'è nel DEF, che è molto importante, è che noi siamo riusciti, con un dialogo con Bruxelles, a farci... dare il via a una serie di investimenti che servono, perché oggi gli investimenti delle manutenzioni delle infrastrutture sono cose necessarie, sono soldi che non si possono non spendere. Sì, poi ci sono le politiche, quelle che diciamo così sono sotto attacco, quelle che creano crescita. E adesso le vedremo. Le politiche attive del lavoro. Sì. Tutto quello che riguarda la reintroduzione... A cominciare dal reddito di cittadinanza, che adesso cercheremo anche di capire come potrà o non potrà in qualche modo creare crescita. Ma intanto, scusami Alan, ti volevo chiedere anche una cosa e poi le chiedo anche alla viceministra. Ma secondo te ci sono... Perché qualcuno dice che alla fine non sarà neanche di 2,4 questa manovra, perché il reddito di cittadinanza, ecco, per venire proprio al reddito di cittadinanza... Saranno stanziati 10 miliardi, con 10 miliardi mica si possono coprire 6 milioni di poveri. E invece è stato fatto un calcolo, con ognuno di questi gli arriverebbero 178, 158, no? 780. Allora aspettiamo Friedman e poi subito dopo le ridò la parola. Tu che dici, Alan, crescerà ancora questo rapporto deficit-PIL? Io credo che il rischio che si vede oggi nel fatto che le cifre sono bocciate dall'ufficio
del bilancio parlamentare e della Banca d'Italia e dell'Europa e non solo del Fondo Monetario e da tutti gli economisti del mondo giudicano e i mercati hanno mostrato che il governo non è credibile con queste stime di crescita per l'anno prossimo. Ma questo vuol dire che ci siamo tenuti a ribasso. Fammi finire gentilmente se posso adesso, poi le ascolto volentieri perché un dibattito deve essere certo. di due parti. Il rischio è che se le stime, facciamo un esempio, il governo Tria dice oggi crescita 1,5%. Fai conto che la Banca d'Italia, l'Europa, l'OCSE, tutti quanti hanno ragione, e invece un punto percentuale, come credo io, perché stiamo rallentando, c'è più debolezza e io temo che questi stimoli di investimenti pubblici che Tria ha annunciato dicendo Tria 0,2% del PIL saranno nuovi investimenti pubblici, che vuol dire 3,4 miliardi di euro, 0,2% di un punto percentuale è solo 3 miliardi di euro, 3,5, non è abbastanza per creare una domanda interna che stimola la crescita o crea posti di lavoro, ma lasciamo quello. Il punto di credibilità che vorrei sollevare con il Vice Ministro è proprio questo. Lei vuole contestare il Fondo Monetario. Come si spiega che Di Maio ha ridicolizzato la Banca d'Italia dicendo se voi contestate le nostre cifre, io dico candidatevi alle prossime elezioni se volete smantellare, proteggere la Fornero. Sentiamo come risponde Laura Castelli. La prima è che una notizia fondamentale è che domani il Presidente del Consiglio Conte incontra per questa task force sugli investimenti che abbiamo inserito nel documento di economia e finanze. Tutte le partecipate di Stato. Lei si ricorda qual è l'ultimo governo che ha chiamato a sé le partecipate di Stato dicendogli qual è l'indirizzo strategico di lungo periodo del governo? Il tema non sono i soldi. Quando il Presidente del Consiglio... Conferma che Tria ha detto 3,4 miliardi è poco. Mi faccia dire... Non cambia l'economia. Scusi, nel suo paese fanno le politiche secondo i moltiplicatori. Il modello dello Stato innovatore... Il modello dello Stato innovatore ha fatto grande l'economia degli Stati Uniti, quindi dovrebbe conoscere. Soprattutto un liberista come lei che... Io non sono liberista, signor Ministro. Che vede la politica che funziona, quella che dà una non sono una destra o sinistra. A lungo termine. Non mi chiami un liberista, io sono per la coscienza... Non è di certo un statalista, ecco. Io sono per la tutela della fascia più debole della società. Mi faccia finire. Allora, la tutela della società sta nel fatto che il cittadino va a votare, sceglie due forze politiche che vogliono superare la Fornero e nessuno si può permettere di dire che due forze politiche che oggi stanno al governo non possono e non devono portare avanti il proprio programma che all'interno ha un punto fortissimo, il superamento della Fornero. Ma se non c'hanno i soldi è giusto. I soldi ci sono, mi faccia dire anche di Maio contro la Banca d'Italia. Glielo ho spiegato. Mi faccia dire anche che il superamento della Fornero permette che cosa? Intanto a chi ha raggiunto quota 100 di andare in pensione e poi soprattutto ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, quindi non è vero che non crea crescita nella misura in cui si riescono a inserire le persone all'interno del mondo allora, del lavoro. Lei è d'accordo con l'attacco contro la Banca d'Italia? Io sono d'accordo. Condivide quello che ha detto Di Maio? Assolutamente. Contro la Banca d'Italia, credo che oggi ricordiamo è intervenuta per dire andateci piano perché qui non ci sarà la crescita. Credo che nessuno si possa permettere troppo di dire ai cittadini che hanno scelto, ripeto, due forze politiche che hanno un punto saldo in comune come il superamento della Fornero, che il superamento della Fornero non si deve fare, perché i cittadini hanno scelto questo. Banca d'Italia è una questione di democrazia e di rispetto per i cittadini che vanno a votare. Se poi vogliamo dire che i cittadini vanno a votare per finta e che non serve, possiamo dirlo, ma è un'altra cosa. Due forze politiche al governo hanno scelto di fare un programma e sedersi a un tavolo dove io stavo. Lasciamo la politica a parte. Nell'economia, il rischio, e io amo l'Italia, non voglio che l'Italia ha i risparmi bruciati come sono stati già bruciati ultimamente, perché quando si attacca gli investitori, si attacca l'Europa, gli italiani pagano perché devono pagare più interessi, quindi alla fine è un boomerang per l'Italia di attaccare chi investe. I mutui dei cittadini non dipendono dallo spread che sale e scende, lo sai, non raccontiamo questa bugia ai cittadini. Per l'economia italiana l'unica cosa che dico è che se voi, secondo me, portate avanti la cosa così, c'è il rischio di un declassamento a fine mese e quindi il debito italiano costerà di più, c'è un rischio che l'Italia sarà meno credibile,
c'è un rischio che gli italiani siano quelli a rimettere alla fine. Invece 5 anni di governo loro... che promettevano poi, riduzione del debito che non hanno mai fatto, e poi sono stati credibili, non credo. Spero, i signora Vice Ministro, spero, signora Vice Ministro, che lei può almeno prendere le distanze di Salvini, che ha detto stasera forse mettiamo la mano nelle tasche degli italiani se lo spread va troppo alto, aiutare. Noi... Allora, ci faccio aiutare gli italiani. Devo dare due notizie. Intanto, ecco, oggi Salvini ha detto questo, dice se continua così chiederemo agli italiani di darci... Salvini e Di Maio sono scesi davanti Palazzo Chigi dicendo che non si arretra di un millimetro perché questa manovra è esattamente... Però se lo spread quello... ci farà crescere non moltissimo ha detto questo, gli sono interessi... Scesi... No, se lo spread andando avanti... Ecco, ce l'abbiamo, mi dicono. Vediamo un po'. Vediamo un po' se ce l'abbiamo in voce, raccolto dal nostro Lorenzo Maria Fabio. Il lavoro che abbiamo fatto sulla manovra è un lavoro che prevede una serie di misure. Su queste misure non si torna indietro, sul livello di deficit per finanziare queste misure non si torna indietro. E per quanto ci riguarda ci confronteremo con tutti, lavoreremo con la Commissione europea, con tutte le istituzioni, però l'idea è fare... il contratto di governo, realizzare il superamento della legge Fornero, il reddito di cittadinanza, i truffati alle banche, gli aiuti alle imprese e tanto altro, e quello si deve fare. Ma quindi non si cambia la manovra, come dice Savona, se lo spread sale? Luigi è stato in Germania, io sono stato in Francia, ho parlato con tanti colleghi che guardano con ammirazione, con interesse e con rispetto a quello che stiamo facendo in economia e non solo in economia. È un'Italia che torna a crescere, è un'Italia che è una buona notizia per l'Europa, per i mercati e per il mondo. Quindi non ci poniamo... il problema di qualche speculatore, andiamo avanti, cancellare la legge Fornero non è un diritto ma è un dovere, gli italiani ci chiedono meno tasse e più lavoro, questo facciamo, quindi non abbiamo nessuna intenzione di fare nessun regalo a chi vuole un'Italia in ginocchio, quindi tiriamo tranquillamente e orgogliosamente dritti. E vi dirò di più, secondo me cresceremo anche di più del 2%, non dell'1,5%. Sì, allora scusatemi, mi faccio un attimo perché voglio dirvi però che ci sono il Movimento 5 Stelle che hanno attaccato duramente l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, che dicevamo prima della Camera, ha bocciato la manovra, dicendo ricordiamo bene che ha nominato, e ci sono tutti i nomi del più importanti di questo ufficio, furono Pietro Grasso e Laura Boldrini nell'aprile del 2014 durante il governo Renzi. Cosa potevamo aspettarci da un organismo che risponde ancora a un'ex maggioranza oggi ridotta a rabbiosa opposizione? Beh, questi nomi sono stati votati dalla maggioranza del governo precedente. E non è finito, però non è che ogni volta che succede critica dice, l'ha fatto il governo precedente. Perché poi molti di questi come non è che rispondono politicamente a qualcuno. No, io le posso dire quando abbiamo fatto le stime e le abbiamo... Artista che attacca invece proprio fortemente la Banca d'Italia, dice mi sono fatto il culo per 5 anni girando tutte le piazze italiane mettendo in guardia i cittadini italiani dal capitalismo finanziario, credo che sia bisogna fare rapidamente una modifica della governance di Banca Italia, mi auguro che il governo passato alla legge finanziaria metta mano a tutto questo, quindi due organismi che vi hanno criticato oggi, questa è stata la risposta. Allora, vorrei dire che l'informazione che avete provato a dare prima, cioè che Salvini ha detto che lo spread faceva non era vero, l'abbiamo visto nel servizio prima. No, lui diceva le mani che ci aiuteranno gli italiani. No, ma non è che abbiamo preso tutto quello che hanno detto. Avete visto il video insieme? Sì, ma non c'è tutto quello che ha detto Salvini, questa è una parte ridotta. Mi faccia dire anche l'agenzia di quello che diceva prima Friedman, così magari me la porto e vediamo cosa ha detto. Mi faccia dire che nelle stime che noi abbiamo fatto nella costruzione del documento di economia e finanza, una delle cose a cui abbiamo fatto attenzione è di non esagerare, perché secondo me anche la crescita sarà più alta, ma non si scrive più alta. Prima perché sono dei modelli, ci sono dei modelli, secondo perché io non voglio fare la figuraccia di governi che ho visto e ho vissuto in opposizione che promettevano delle cose che poi non hanno mantenuto, quindi è stata nostra cura scrivere delle proiezioni che siamo abbastanza sicuri di poter raggiungere. Posso chiedere a Laura Castelli una cosa, Bianca? Però ben più alti di quelle che sono le stime che vi danno invece gli organismi internazionali. Sì, ma io le dico ci sono delle misure che fanno rientrare dei soldi, tipo la spesa dei cittadini del reddito di cittadinanza farà tornare per esempio l'IVA, questa IVA in più sui consumi non si può inserire giustamente perché i modelli economici ti dicono che non lo può inserire, quella sarà una crescita che stimolerà molto i consumi. Il 1,5 non è stato fatto mettendo dentro tutto perché ci sono dei modelli stabiliti per legge, quindi noi ci siamo tenuti bassi. Allora sentiamo Friedman perché poi voglio fare due domande sul reddito di cittadinanza. Alan, io volevo chiedere a Laura Castelli un commento su questo credo che Salvini ha offerto e anche Di Maio, che mandando la gente in pensione a 62 anni o 63 anni, un anno, 2 anni, 3 anni prima,
crea automaticamente un posto di lavoro per uno o due giovani, perché io ho sentito questo più volte da tutti quanti: basta mandare la gente, cioè disfare la Fornero, spendiamo 8-9 miliardi all'anno di più, spendiamo 20 miliardi, cancelliamo la Fornero, e alla fine questo creerà opportunità automatiche per i giovani di avere nuovi posti di lavoro. Io vorrei solo ricordarci che qui sul pianeta Terra non funziona così nel capitalismo europeo. In Unione Sovietica negli anni 50 potevano decidere chi va in pensione. Forse ma qui oggi non c'è un automatismo. Giovane. La Castelli non se lo può ricordare, neanche io. Ma non c'è un automatismo. Neanche io, ma lei proprio, diciamo. L'economia è fatta, è fatta di numeri. L'economia è pianificata. E poi ci sono le persone. Se lei va a chiedere agli imprenditori quali sono le necessità degli imprenditori oggi sono quelle di poter inserire dei giovani all'interno delle imprese. Questo è il motivo per cui. E lei dice in maniera forte, chi se ne va in pensione con la Fornero. Ce lo chiedono moltissimo gli imprenditori. Io non so lei quanti imprenditori incontra tutti i giorni. Noi siamo per le strade, tra la gente, nelle associazioni di categoria. Gli imprenditori chiedono di svecchiare anche i propri dipendenti. Aspetti. Ma allora poi i lavori cambiano, la tecnologia cambia e ci sono bisogni. Benissimo, senti, abbiamo un Jobs Act porta avanti la voglio cercare di capire, però, prima di chiudere, come funzionerà il reddito di cittadinanza. Intanto, come sarà erogato, cioè come si potrà acquistare, ci sarà una carta bancomat, ci sarà che cosa? Allora c'è un principio che penso che lei comprenda benissimo, cioè stiamo dando la possibilità dei cittadini che stanno sotto la soglia di povertà di riprendere una vita normale, mentre per la prima volta, a differenza di cosa succede nelle politiche attive del lavoro che sono praticamente a zero oggi, si fa una nuova formazione e li si reintroduce in un mondo del lavoro che cambia. È uno strumento di riconversione industriale. E quello bisogna anche però allora, potenziare i centri per l'impiego. Assolutamente, e questo è un punto fondamentale. Io oggi pensavo a questo e le pongo la stessa domanda. No, ma dico, tecnicamente come funzionerà? Tecnicamente funzionerà che il cittadino che ha già nella propria tasca un bancomat, perché nella vita ogni cittadino, anche i pensionati, scelgono a quale istituto bancario riferirsi, con il suo proprio bancomat andrà a fare gli acquisti della vita normale. Quelli delle sue necessità di vita. Ecco, ma come li controllerete questi acquisti? Perché Di Maio ha detto certi acquisti potranno essere fatti, altri no. D'altra parte uno con reddito di cittadinanza non si può comprare una bottiglia di champagne. Abbiamo tolto i circuiti di Sisal e l'ottomatica, chiaramente, perché nessuno può fare spese di gioco d'azzardo con il reddito di cittadinanza. Poi c'è una parte che riguarda l'osservazione della spesa. Non c'è nessun blocco di nessun consumo del prodotto. È chiaro che bisogna essere sicuri che la persona che prende il reddito di cittadinanza ne abbia davvero bisogno. Questo è il motivo per cui c'è anche una parte penale. Cioè se tu prendi il reddito di cittadinanza e non ne hai diritto, rischi fino a sei anni di galera. Sei anni di galera. Non sono troppi? Non credo. Tu che dici, Alan, troppi sei anni di prigione per chi prende il reddito di cittadinanza e non ne ha diritto? Io ti credo che quello è demagogia. Io credo che la cosa che importa è piuttosto che con il reddito di cittadinanza non si creano nuovi posti di lavoro. Non si stimola la crescita, si fa un'assistenza sociale con un ibrido di sussidi del lavoro, di disoccupazione mescolato con workfare. Mescolato con vecchie ricette. Certo, infatti se noi vogliamo siamo fare assistenza sociale. Ma Laura Castelli, una domanda. Se vogliamo fare assistenza sociale giustamente a chi ha bisogno sotto la soglia di povertà, giustamente quei 5 milioni di italiani e gli altri 4 milioni che vivono a rischio di esclusione e emarginazione sociale. Allora, invece di fare questo reddito di attiva del lavoro, diamo assistenza sociale direttamente a loro, non facciamo una cosa che è un disincentivo nel mondo al lavoro. Del lavoro. In questo è l'unico paese comunque dove si pensa che l'ultima domanda che gli voglio fare è come facciamo con 10 miliardi a dare 780 euro a 6 milioni di persone? Vedrete le stime nella relazione tecnica della legge di bilancio che conterrà la misura e la relazione tecnica sarà una relazione tecnica bollinata. Si riescono a coprire 6 milioni di persone? Assolutamente sì, partendo da aprile.
Partendo da aprile, con un coefficiente familiare che ovviamente, sa qual è l'errore? È che si pensa che sia singolo, invece no, noi introduciamo il coefficiente familiare, che è un criterio che la Francia utilizza da anni e che funziona sul carico di famiglia. Allora, ultima domanda, è arrivata l'agenzia di Salvini, quella di cui parlava prima Lanfrino, non staremo fermi, abbiamo più di un'idea sul problema dello spread, io sono convinta che gli italiani siano pronti a darci una mano. Certo. Però non si. Ecco, la forza dell'Italia è che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i francesi né gli spagnoli, è un risparmio privato che non ha uguali al mondo. Per il momento il risparmio, conclude, silenzioso, che viene investito in titoli stranieri. Quindi come se volesse chiedere di investirlo in titoli italiani. State continuando a dire che Salvini ha detto una cosa che non ha mai detto. Quindi, per favore, quello che sosteniamo è che la politica italiana, e io mi permetto di dire, gli investitori, io li incontro da molti anni, vogliono solo una cosa, certezza. Non c'è mai stato un governo certo come questo, che dice esattamente qual è la linea, ma non per oggi e domani, per i prossimi 15 anni. Questa è la differenza. Vabbè, vedremo come andrà per i prossimi 15 anni. Allora, grazie a Lanfrido, grazie a Laura Castelli.